L'Isola dei Famosi 2018, Avenger messa nei guai dagli ex concorrenti. Ultimissime l'Isola dei Famosi 2018, Avenger smascherata dagli ex naufraghi? Nel corso della quinta puntata dell'Isola dei Famosi 2018 trasmessa ieri sera su Canale 5 abbiamo visto che ci sono stati dei nuovi colpi di secna sullo scandalo droga, che in questi giorni ha tenuto banco sul web e sui social. Dopo la premessa di Alessia Marcuzzi di voler tenere fuori dalla sua trasmissione questa bufera sottolineando che l'Isola è un programma di intrattenimento e non un programma di tagfio giornalistico, ieri sera è tornata a parlare dell'accaduto complice anche una serie di servizi di Striscia la Notizia, che smaschererebbero la versione dei fatti di Francesco Monte. Avenger smentita dagli ex concorrenti dell'Isola, ecco perché. E così nel corso della puntata dell'Isola dei Famosi 2018 di ieri sera abbiamo visto che Alessia Marcuzzi ha scelto di tornare a parlare dello scandalo droga e lo ha fatto chiedendo notizie ai concorrenti che di volta in volta vengono eliminati dalla trasmissione. Ieri sera, per esempio, la Marcuzzi ha chiesto spiegazioni su questo presunto scandalo droga a Cecilia Capriotti, l'ultima naufraga eliminata dal televoto. La Capriotti ha smentito la versione dei fatti di Avenger, affermando che lei ha visto che tutti fumavano sigarette, e che c'erano persone che facevano sigarette con le cartine, tra cui Francesco Monte, ma ha aggiunto che non può dire che al suo interno vi fosse marijuana oppure tabacco. La Capriotti poi ha proseguito dicendo che per sua indole anche se avesse visto una situazione del genere non avrebbe denunciato il tutto in televisione, spiattellando la verità ai 4:20 così come avrebbe fatto la Avenger in queste settimane. La prova bomba di Striscia la Notizia sullo scandalo droga. Il secondo concorrente arrivato in studio all'Isola dei Famosi questa settimana è stato Craig Warwick, anche lui ha confermato la versione dei fatti della Capriotti, affermando che lui non ha mai denunciato la presenza di droga nel programma, ma si è lamentato solo del fatto che tutti fumassero troppe sigarette e alcuni di loro avrebbero fumato anche all'interno della casa stessa. Insomma il racconto fatto da Avenger continua ad essere smentito in queste ore. Striscia la Notizia ha mostrato alla conduttrice dell'Isola dei Famosi una prova audio clamorosa, che sarebbe il fulcro della vicenda, e che mettere definitivamente KO l'ex tronista di Uomini e Donne, inchiodato così alle sue responsabilità.